Dopo qualche anno, dove lo stare insieme era diventato un sogno, ci siamo trovati, chi per la prima volta, chi per un ritorno atteso, chi per una promessa fatta, a partire per raggiungere Fatima e Santiago de Compostela. Mescolati ai bambini che entravano a scuola, siamo saliti sul pullman in perfetto orario e siamo partiti. Senza quasi accorgerci, il nostro desiderio iniziava a realizzarsi. La recita del Santo Rosario ha segnato l'inizio del nostro pellegrinaggio. Arrivati in aeroporto, Luciano ci ha accolti e poi, in attesa del volo che ci avrebbe portati a Lisbona, qualcuno si è già portato avanti con il pranzo, mentre qualcun altro attendeva il suo primo volo. Ed eccoci a Lisbona. Il Portogallo ci accoglie con una luce particolare, sole, vento e tanto azzurro. Attraverso il centro storico di questa città abbiamo modo di osservare piazze, fontane, ascensori particolari, e cammina arriviamo alla chiesa di Sant'Antonio, eretta sul luogo della sua casa natale, dove scattiamo la nostra prima foto insieme. A seguire visitiamo la splendida basilica. E poi di corsa verso il monastero Hieronymus. Siamo in ritardo e lo troviamo chiuso. La torre di Belém. Infine, un ultimo sguardo a questa splendida città. Ed eccoci in viaggio verso Fatima. Arriviamo a Fatima la sera. Don Enzo celebra la Santa Messa e ci ritroviamo a cena, stanchi ma entusiasti e già abbracciati dalla dolcezza di questo santo luogo. L'incontro con lei è sempre qualcosa che ci cambia. L'azzurro del cielo ci accoglie e ci abbraccia. Eccoci, siamo qui, siamo arrivati, tornati a casa. Il passaggio della statua della Madonna ci emoziona, ancor di più quando veniamo a sapere che Antonio è stato chiamato per portarla sulle spalle. Che onore e che mistero! Tante persone vorrebbero farlo e invece, come sempre accade nella vita, si viene scelti e chiamati per nome. A noi la capacità di rispondere
Eccomi. La mattina trascorre con la celebrazione della Santa Messa sul piazzale. Ci coinvolge e, nonostante non capiamo il portoghese, impariamo che pregare a volte si traduce con stare. La nostra presenza, il nostro stare, diventa preghiera. Accompagniamo la Madonna nella processione di ritorno con lo sventolio di tanti fazzoletti bianchi. Ci sentiamo piccoli e fragili nell'osservare la devozione di tante persone. Maria, aiutaci a tornare ad essere come i bambini a cui sei apparsa, entusiasti e forti nella fede. La giornata è proseguita con la visita al Museo della Luce, dove abbiamo potuto osservare i tanti doni fatti alla Madonna. Ognuno di noi è stato colpito da qualcosa in particolare. Come dimenticare l'ostensorio con un frammento di roccia lunare e piccoli frammenti di stelle? Il cielo a Fatima ha davvero toccato la terra. La bellezza di questa immensa piazza ci abbaglia, ci avvolge, ci parla. Accendiamo le candele in segno di preghiera, devozione, ricordo di persone care. Entriamo in basilica dove sono conservate le spoglie dei tre pastorelli, Giacinta, Francesco e Lucia. Ci inchiniamo davanti a questi giganti della fede e della testimonianza. La delicatezza delle loro vite traspare dalle loro semplici tombe. Arriviamo infine nella Chiesa Nuova, enorme e affascinante in tutta la simbologia rappresentata, gli splendidi mosaici. Uscendo, lo sguardo sulla piazza, come un abbraccio. Alla sera, la fiaccolata accompagna la Madonna lungo il suo cammino. Tante luci scaldano i nostri cuori. È un momento di grande armonia e preghiera. Tutto qui parla di lei. Il maestoso Leccio ci osserva. Non posso fare a meno di pensare che lui c'era quando tutto è accaduto. Giovedì mattina abbiamo percorso la Via Crucis, il cammino in mezzo alla natura che percorrevano i pastorelli quando portavano le pecore da Ajustrel a Cova de Ira. Splendido! Tutto è grazia e preghiera. Il silenzio, la dolcezza del paesaggio. Il nostro pregare sommesso ci ha accompagnati sino al luogo dove è apparso l'angelo a Francesco, Giacinta e Lucia. Il cielo delicatamente prendeva confidenza con quei bambini. Abbiamo celebrato la messa nella cappella del Calvario e sotto un cielo azzurro abbiamo assaporato la bellezza. A conclusione, la visita da Ajustrel, dove ci sono ancora le case dei tre pastorelli. Impressionante il fatto che sono rimaste come erano. Non solo quelle, ma tutto il paesino è di una dolcezza e semplicità incantevole. Alla fine, qualcuno è riuscito a comperare anche la pecora.
Al pomeriggio ci siamo recati ad Alcobaça per la visita del monastero di Santa Maria, culla della cultura portoghese, luogo mistico e affascinante. Impressionante la cucina con l'enorme camino, i preziosi azulejos di cui è rivestita, il refettorio con lambone per la lettura e la porticina che serviva da prova se qualcuno eccedeva con il cibo. Per questa volta Don va bene. Qualcuno ha provato anche a diventare scrivano. Il chiostro con i suoi silenzi e la chiesa che con le sue linee semplici e sobrie invita al raccoglimento. Il colore del cielo ed il bianco delle pietre ci hanno trasmesso tutta l'energia di questo luogo. E poi partenza verso Nazaré. Dalla roccia che sporge a picco sull'oceano, lo sguardo si perde in tutto quell'azzurro e si respira insieme all'odore del sale il profumo della libertà. Bellissimo borgo sull'oceano Atlantico. Nella chiesetta sul promontorio roccioso è conservata la Madonna del Latte, una delle statue della Vergine più antiche e venerate di tutto il Portogallo. Abbiamo incontrato anche le donne con le sette gonne. E fra una foto e l'altra siamo poi arrivati sulla spiaggia. Famoso per le onde più alte del mondo, per noi l'oceano era calmo ed amichevole. Così qualcuno si è divertito con lui. Ci siamo bagnati i piedi nelle sue fredde acque, con emozione, come i bambini. Siamo in vacanza, eh? Quanto ridere! Felici di questa immensità azzurra che si lasciava toccare, con rispetto l'abbiamo salutato. Con i piedi sporchi di sabbia e tanta nostalgia. Grazie di averci fatto questo dono. La giornata era stata intensa, arrivati stanchi ma felici. Alla sera ci siamo lasciati incantare dalla luce delle fiaccole e con la preghiera del rosario una sottile malinconia si faceva strada nei nostri cuori. Domani lasciavamo Fatima. Il venerdì mattina presto qualcuno non ha resistito ed è andato ancora a salutare la Madonna. E dopo la Santa Messa celebrata da Don Enzo abbiamo lasciato Fatima. Abbiamo accompagnato con lo sguardo la rotonda dei pastorelli ed il campanile della basilica. Iniziava il nostro viaggio verso Santiago de Compostela. Abbiamo fatto tappa a Coimbra e visitato il convento dove visse Suor Lucia. I suoi oggetti parlano della sua vita, umile, semplice. Lei è rimasta la pastorella che ha incontrato Maria, ma era anche il forziere scelto dalla Madonna per affidarle i suoi segreti. Dopo una visita sulla città, il viaggio è proseguito sino a Porto, dove abbiamo fatto sosta per il pranzo. E che pranzo!
La Galizia si iniziava a vedere nel paesaggio che era cambiato ed apparivano i primi granai con le croci tipici di questa parte della Spagna, la cattolicissima Spagna. In tardo pomeriggio siamo arrivati finalmente al Monte della Gioia. Qualcuno in gruppo, qualcuno da solo. Abbiamo percorso gli ultimi metri a piedi, mentre il vento soffiava via i nostri pensieri e le nostre paure. Bellissimo trovarci qui ad osservare per la prima volta le guglie della Basilica di Santiago. Qui, dove i pellegrini arrivano e vedono avvicinarsi la meta. Anche per noi è stato emozionante. Eravamo quasi arrivati dall'Apostolo Giacomo. Alla sera, ritrovati su delle poltrone giganti, abbiamo iniziato a commentare il viaggio con la malinconia per i giorni trascorsi, ma anche con tanta gioia. È stato bello stare insieme. Alla mattina ha smesso di piovere e ci siamo alzati già emozionati per quello che ci attendeva. Entrati a Santiago de Compostela, ci siamo recati subito presso la Basilica, a passo svelto, con la sensazione che qualcuno ci stava aspettando. E così, senza fare un briciolo di coda, ci siamo trovati a salire i gradini ripidi che portano all'incontro con l'Apostolo Giacomo. In quel momento lui era lì solo per noi. L'abbraccio al busto che lo rappresenta è stato un gesto liberatorio, di una dolcezza ed intensità infinita. Eravamo lì, ognuno di noi aveva il suo percorso. È vero, non siamo venuti a piedi, ma molti cammini di vita sono assai più faticosi di un cammino fisico. Solitudini, paure, malattie, inquietudini, ma anche tante gioie. Tutto si scioglieva in quell'abbraccio, in quell'appoggiare il nostro capo sulla sua spalla. Come non pensare a tutti i pellegrini che nel compiere quel gesto affidano a San Giacomo le loro vite. Troppa energia, troppa forza, troppi pensieri. La forza della fede degli Apostoli. Usciti in piazza della Quintana, eravamo frastornati, felici, ognuno con le proprie emozioni. Spostandomi verso il centro della piazza, ho incontrato una ragazza che arrivava allora dal suo cammino. Nella sua stanchezza, ma soprattutto nel suo sorriso, era rinchiuso il senso dell'essere pellegrino. Le sue parole alla mia domanda se avesse fatto il suo cammino da sola. «You are never alone», «Non sei mai solo», racchiudevano il senso del nostro pellegrinaggio e del nostro cercare. Grazie. Abbiamo continuato poi il nostro cammino ammirando le piazze di Santiago e mettendo anche noi i nostri piedi sulla conchiglia che segna il termine del pellegrinaggio in piazza do Obradoiro. Entrati poi in cattedrale, abbiamo ammirato il portico della Gloria restaurato. Come non soffermarsi sull'impronta della mano lasciata da milioni di pellegrini nel corso degli anni, che si trova sulla colonna centrale del portico. Le bellezze della cattedrale e del suo museo ci hanno affascinato. Bellissimo il mantello originale di San Giacomo. E poi il famoso Botafumeiro. Thank you.
Usciti dalla cattedrale, ci siamo avventurati per le stradine di Santiago. Chi si è riposato, chi ha acquistato qualche ricordo, chi ha trovato l'incenso, chi si è spinto sino a vedere le due signorine in cerca di marito. Una mattinata intensa, un vortice di sensazioni ed emozioni, indimenticabile. Nel pomeriggio ci siamo recati in aeroporto per tornare a casa. Il paesaggio della Galizia sotto la pioggia aumentava ancora di più la nostalgia del distacco. Il nostro pellegrinaggio si stava per concludere. Giornate intense, ricche di amicizia, preghiera, commozione, gioia e risate. E ci si ritrova a pensare che nulla accade per caso e che forse il senso di questo nostro cammino insieme era proprio questo. You are never alone, non sei mai solo. Grazie a tutti per aver dimostrato che è vero. Grazie in modo particolare a Don Enzo per la sua gioia e a Luciano per la sua pazienza. Pronti per ripartire? Alla prossima! Elena.